Villa Farnesina qui a Roma, al centro di Trastevere, un capolavoro del 1500 progettata da Ferruzzi e con degli affreschi meravigliosi di Raffaello. Ora andremo a vederla con spiegazioni, è una cosa unica al mondo. Ciao a tutti, lode! Cari ragazzi, una delle ville più belle del mondo, affrescate da Raffaello, da Ferruzzi e dal Sodoma, Villa Farnesina, nel centro di Roma, nel cuore di Trastevere, eccolo qua. Ora vi farò vedere il bel documentario di queste meraviglie di Roma, proprio al centro di Roma, 1519, c'è questa bellissima villa affrescata e costruita dal Ferruzzi. Villa Farnesina, Agostino Chigi, Raffaello, Ferruzzi. Ma ancora una volta legata alla profonda intimità di Agostino Chigi, è una villa questa che rappresenta il simbolo del potere, come ho detto, di un esponente della classe media da un punto di vista sociale, ma da un punto di vista economico potremmo addirittura paragonarlo alla classe aristocratica, ma il suo obiettivo è anche quello di creare dei luoghi che fossero delle alcove, dunque degli ambienti privati in cui egli potesse, Agostino potesse dedicarsi alla, non solo allo sfarzo, ma anche alla volontà di godere dei beni della vita. Allora, è l'antica camera da letto di Agostino Chigi, che presenta un ciclo pittorico ultimato da un artista importante, Giovanni Antonio Bazzi, chiamato il Sodoma, e le teorie artistiche stiamo tra il 1513 e il 1518. Chiaramente il matrimonio 1519, quindi per quella data l'ambiente fu ultimato. Abbiamo un affresco, Parete Nord, che è senza dubbio emblematico per il concetto dell'esaltazione non solo del sentimento amoroso, ma anche dell'unione coniugale. Abbiamo quello che per il periodo cinquecentesco è un esempio, un modello. Si tratta delle nozze tra Alessandro Rossane, che in realtà fu già completato nel IV secolo a.C. da Ezione, un pittore di epoca dunque alessandrina, che fu un testimone oculare di quello che era un evento storico del governo di Alessandro Magno. Alessandro, per garantire unità al suo popolo, sposò Rossane che è rappresentata come la figlia, una delle principesse, diciamo, persiane, la figlia di un satrapo, di Oxiano, un satrapo dell'impero persiano. Dunque abbiamo immediatamente il concetto base. Alessandro non è un despota, non è l'imperatore Dario III, dunque non è un persiano, bensì è, potremmo dire, quasi un democratico occidentale, colui che accoglie, che è in grado, da un punto di vista chiaramente politico, di creare alleanze e di non portare eccessive guerre, anche se de facto proprio così non fu. Abbiamo il soggetto principale, dunque Alessandro Magno, con questo suo mantello di un color oro porpora, che riprende non solo il panneggio che copre le gambe di Rossane, ma anche il talamo nuziale a baldacchino, un talamo che è un trionfo anche di quel concetto di renovatio classica, renovatio greca per l'esattezza, perché se abbiamo una tripla diagramma
concentrazione nella, nel settore, nella sezione superiore, interrotta tale traiezione da un fregio continuo, e ancora vediamo chiaramente le colonne angolari, che sono delle colonne scanalate con capitelli corinzi, capitelli misti, il registro inferiore del talamo caratterizzato da decorazioni fantasiose, zoomorfe e antropomorfe. E dunque non solo questo rappresenta un esaltatio del classico, ma anche gli amorini che possono essere letti come la chiave di lettura fondamentale dell'opera, che parte in realtà da quel soggetto lì, che sarebbe il O Vulcano che fabbrica le saette, ma in realtà oramai si riconosce come Vulcano che fabbrica le frecce per Cupido, non le saette per Giove, proprio perché poi abbiamo qui il frutto di questo concetto, cioè l'esaltazione dell'amore, gli amorini che puntano verso la coppia. Ora, la coppia che è anche colta in un momento particolare, Rossane è pronta a disobbligarsi dalle vesti grazie all'aiuto dei tre amorini, chi è in basso a destra, chi rappresenta la foga, il tentativo di slacciare il sandalo, chi invece aspetta quasi il cenno di Alessandro Magno per denudare completamente Rossane che è posta in atteggiamento voglioso, quasi provocante, con il suo braccio destro disteso verso il cuscino del talamo e invece la mano sinistra che tende ad alzare la veste, il punto che con l'espressività tipica di un pittore vercellese, poi chiaramente formatosi a Siena come il Sodoma, questa espressione sembra quasi rimandare alla foga amorosa dei due, e poi abbiamo anche chiaramente un punto che spinge, che tenta di scagliare quasi Alessandro verso la donna. Da un punto di vista stilistico è un'opera fondamentale nella Roma del Cinquecento, anche perché attesta un richiamo evidente di Giovanni Antonio Bazzi a Leonardo da Vinci, il quale vive proprio il suo ultimo soggiorno romano tra il 1513 e il 1515. Dunque è qui, anche grazie a dei restauri che adesso andranno in parallelo con la Galatea di Raffaello, sono stati osservati tutta una serie di strati di tinte cromatiche che permettono proprio di rendere quell'effetto dello sfumato leonardesco. Leonardo voleva conferire profondità, tridimensionalità e idea della prospettiva paesaggistica, vediamo sulla destra, non utilizzando una precisa e geometrica macchina ottica, come ad esempio le prospettive di Piero della Francesca, del Brunelleschi e di altri pittori del 400, del tardo 400, ma è la luce. Siamo nel Cinquecento, la cultura base è quella senza dubbio antropocentrica, l'uomo è il vero protagonista e l'uomo vive in una realtà luminosa, non in una realtà necessariamente geometrica. E poi abbiamo in Eneo, secondo molti, alcuni storici, anche alcuni rumores alla romana, ecco, si credeva che questo Imeneo, come lo stesso Alessandro Magno, fosse un giovane di grande bellezza, per un certo apprezzamento da parte di Giovanni Antonio Bazzi nei confronti del suo stesso sesso, cosa che potrebbe essere plausibile, ma senza dubbio Imeneo è il soggetto che allude all'unione matrimoniale, la divinità protettrice dei matrimoni pagani, dei matrimoni greci, e dunque qui abbiamo anche l'idea dietro Imeneo, se abbiamo Efestione, amante, questo sì, e anche fedele, generale e sostenitore di Alessandro Magno. Imeneo sembra quasi con la mano avvisare, consigliare ad Efestione di non
accedere all'ambiente privato e intimo di Alessandro Rossane. Dietro invece a sinistra, dietro l'impalcatura, vi sono delle tre donne, una anche canefora, una portatrice di anfora che sembra riprendere proprio la canefora di Raffaello Sanzio dell'ambiente dell'incendio di Borgo negli appartamenti vaticani. Ecco, quelle tre donne sembrano invece corrispondere un'altra idea dell'amore, cioè l'amore quasi voyeuristico, il voler osservare e parlare circa il rapporto fra i due amanti, invece loro rappresentano un'idea più monumentale del sentimento. Invece qui abbiamo sulla parete est l'episodio della magnanimità, della magnanimità, della bontà di Alessandro il Macedone, il quale viene rappresentato secondo la narrazione di Ario e Demetrio, oltre che di Plutarco stesso. Invece qua abbiamo detto il modello è Ezione e anche Quinto Curzio Rufo per quanto riguarda la cultura romana. Quinto Curzio Rufo era autore, poeta e narratore di epoca imperiale. Poi invece l'idea qual è? Beh, Alessandro Magno sta sollevando ancora uno dei suoi gesti diplomatici, sta sollevando Sisigambis, la madre del vinto Dario Terzo, là alla destra vediamo ancora l'accampamento delle Macedone, qui di Bartolomeo di David 1516-17, la battaglia di Isso, dove appunto ci fu il vincitore Alessandro, e qua invece non si rispetta il mos macedone, il mos greco, cioè l'abitudine che prevedeva l'uccisione da parte del vincitore della famiglia del vinto. Al contrario, Sisigambis, bene, la madre del terzo, viene sollevata dal suolo. Abbiamo ancora Efestione, la madre scambiò di primo acchito Efestione per Alessandro il Macedone. Qua abbiamo infatti il consigliere che invita appunto la madre a rivolgersi verso Alessandro. E dietro ancora la famiglia, chiaramente, del bresciano. Dunque un'esaltazione anche dell'idea base di un Agostino Chigi visto come alter ego di Alessandro Magno, Rossane come alter ego di Francesca Oderaschi, e dunque anche un certo fil rouge encomiastico dello stesso committente. L'opera invece di Alessandro che soggioga Bucefalo è successiva al 1520, siamo già nella metà del 500. No, è di Guglielmo Marsiglia, probabilmente Lo de gioia, lo de gioia. Qui siamo Villa Farnesina, il Sodoma. Lo de gioia. Thank you.
progetto che rappresenta quello che chiaramente è un centauro. Qual è l'idea di Saturno in corrispondenza della figura della Venere, dunque anche in cui abbiamo l'allusione alla Luna, Venere spesso associata alla Luna, e così anche invece qui con il centauro osserviamo Orio, dunque Sagittario in Sole. È una lettura complessa che però non è terminata qui, ora non potrò certo dilungarmi eccessivamente, però queste unghie, le unghie sono quelle che comunemente vengono chiamate gole, presentano una serie ancora di soggetti mitologici, tutti era comunque della Sagittaria, e le discendenze ce ne sono da che anche in verbi decorativi si rivedono. Galatea e Politeo fanno parte innanzitutto di un unico racconto. Abbiamo Politeo del 1512-13, ultimato da Sebastiano del Piombo, e la Galatea, ultimata nello stesso periodo da Raffaello Sanzio. Io partirei dalla Galatea, anzi dal racconto in termini generici. La Galatea è proprio quella ninfa del mare, chiamata appunto Neredi, che in un racconto mitologico, Filostrato era l'autore greco, sembra tessere dei rapporti amorosi con il ricchissimo Politeo. Si ricorda sempre la giovinezza economica anche dello stesso Agostino Ligi, che abbiamo in qualche modo visto nel Politeo. Politeo sembra accasciato su di una roccia con un flauto tipico della cultura romana e della cultura greca, perché ha appena smesso di cantare delle lodi, degli inni amorosi verso Galatea. La Galatea in realtà fugge da Politeo, perché secondo un'altra interpretazione del mito, quest'ultima, la nere del mare, si innamorò di Acci, il quale fu ucciso proprio da Politeo, colto dall'ira, falso dalla rabbia per aver perso la sua amata Galatea. E quindi però noi non vediamo Acci, questi sono gli affreschi tipicamente rinascimentali, il concetto del gusto eterno. Acci, concettualmente rappresentato verso la destra, e Polifemo. E inoltre, poi Sebastiano del Piombo, che sicuramente rimase colpito dalla perizia artistica di Raffaello Sanzio, Sebastiano e Raffaello segnano senza dubbio lo sviluppo, l'affermazione della produzione artistica rinascimentale nell'inizio del Cinquecento. Noi possiamo osservare ad esempio il Callisto, l'Orsa Maggiore o ancora la costellazione di Perseo, la fama che non a caso suona la tromba verso il centro, e questo è il
Si tratta del regno dei cieli raccontato secondo le metamorfosi ovidiane. E qui sulla sinistra tale lunetta racconta di Terseo e le figlie di Pandione. Una di tali figlie, Plenope, aveva come sorella Filomena. Terseo, uomo, il re della Tracia, oltre che uomo sicuramente severo e poco rispettoso nei confronti dell'onore femminile, violò la sorella di sua moglie, la sorella di Procne. E dunque Filomena, affinché quest'ultima non potesse parlare, non potesse accusare Terseo del suo atto di violenza che aveva commesso, a Filomena fu amputata la lingua. Allora ecco che Procne, la moglie di Terseo, sorella di Filomena, uccise Icri, che era il figlio proprio di Terseo, e diede in pasto a Terseo stesso suo figlio. E allora qui abbiamo poi l'epilogo di questo racconto delle metamorfosi. Terseo che insegue Filomena e Procne con una spada dorata, una spada d'oro secondo la cultura delle metamorfosi ovidiane, qui invece sembra quasi che sia un bastone in legno, e dunque le due donne che fuggono, fuggendo per le metamorfosi ovidiane, si trasformano, si tramutano in volatili, ecco che riprende e ritorna il concetto del cielo, mentre se osserviamo bene Terseo, sul capo, sopra la fronte, osserviamo quasi un pennacchio piumato. Per Ovidio Terseo si trasmutò in un upumpa, un volatile caratterizzato proprio da una cresta piumata sul capo, sul muso. Ed ecco che Upumpa, un animale considerato poco nobile, lascia libere le due colombe, perché Neope e la sorella Filomena si trasformeranno in queste. Poi abbiamo chiaramente le due figlie di Cecrope che aprono la cesta dove è presente il figlio di Vulcano, Serpentiforme, dunque fuggono lanciandosi dall'acropoli di Atene e vengono trasmutate in volatili. E così abbiamo Icaro che, volendo raggiungere il sole, si sciolgono le sue piume e cade. Qua vediamo che è pronto proprio a piombare verso il cielo, verso la terra. E ancora Giunone, la quale intenta nel prendere il volo verso l'Olimpo con i suoi pavoni piumati e policromi. E ancora Silla, che verrà tramutata in un volatile marino dopo aver tentato di sedurre Minosse, dopo il rifiuto di Minosse si getterà nel mare appunto e tramutato in un volatile. Abbiamo invece Calo, il nipote di Dedalo, che fu gettato da loro per il grande architetto greco, in quanto Calo riuscì a progettare il labirinto del palazzo di Cnosso. Allora Dedalo, adirato di Puglia, gettò dalla Greco e dalla Roma Calo, il quale si trasmutò in volante. Abbiamo poi Orsiate Cora, ora è il vento del nord, e Orsa per fuggire da quest'ultimo divenne un volatile, e qui abbiamo Fuma, la sibilla di Apollo, e infine un volo che è stato riconosciuto secondo una cultura mitologica leggendaria come il volo di Alessandro Magno chiamato da Michelangelo, ma in realtà si tratta di uno schizzo, di un progetto. Quindi questa è la cammina della città della loggia assolutamente in linea con quel concetto di esaltarsi della progressiva. Entra nella struttura architettonica. La
personaggio centrale della comunità. Quindi questo qui appunto è stata dalla presenza di elementi vegetali, quindi fitomorfi, floreali, da frutta e da verdura. E la commissione è trovata da Giovanni da Udine intorno al 1517-18. E abbiamo diciamo due grandi punti. Innanzitutto, ancora una volta lo scorgio, due di base, innanzitutto perché provenivano dal nuovo continente, sono nel 1518, diciamo, contatti con le nuove culture americane si hanno dal 1492 ufficialmente, quindi avere nel parco, esistere nel parco, anche secondo una documentazione storica, piante addirittura di pomodoro e di zucche, era senza dubbio una novità straordinaria, al punto tale che lo stesso giardino era decisamente superiore in termini di presenza di specie vegetali rispetto al parco del Vaticano. E sono tutti qua. Abbiamo dalla frutta alla verdura dell'estremo oriente come dell'estremo occidente, ma ancora i frutti sono quasi divinosi, sono abbondanti, rotugini, gonfi, sembrano essere ad un concetto base, che è il trionfo amoroso, perché di fatto questa è la logica dell'amore, non solo che il racconto di amore si che appello la terra, che appello su quella terra si rispetto, Cupido si innamora di Psiche. Venere si addira. Mettere in dubbio la bellezza di una divinità come quella di Venere. Abbiamo Hermes che diffonde la notizia della decisione di Zeus, della decisione di Giove. Qual è questa decisione? Beh, quella di punire Venere, di riportarla alla divinità. Di riportarla, sì, alla divinità, dunque alla stessa Venere, o meglio, punire Psiche per riportarla da Venere. Abbiamo dunque poi Venere che, o meglio Psiche in questo caso, che porta, sta giungendo da Venere e mostra il vaso di Proserpina, una delle sfide che appunto Psiche dovrà portare avanti, e Venere non accetta il vaso. E ancora abbiamo chiaramente Giove che ascolta le lamentele di Cupido per la severità della madre, e infine qui osserviamo la stessa viene portato da Hermes verso lo specchio. La storia dell'amore, l'invidia di Venere e infine il banchetto. Dal banchetto notiamo Bacco che appunto versa del vino a dei putti, le tre grazie e ancora chiaramente i due amanti, Cupido e Psiche. Perché il trionfo del sentimento amoroso è un'opera chiaramente del progetto è di Raffaello Sanzio, ultimata da Raffaello e dalla sua scuola, Giulio Romano, ho detto appunto Giovanni da Udine per la cornice, ma anche Giovanni Pelli, Gaudenzio Milanese, Raffaellino del Colle, e sono coloro che mise in mano le tre grazie, la grazia, la figura femminile di spalle, un autentico capolavoro appunto di
Raffaello Sanzio? Beh, perché il banchiere senese Agostino Luigi si era impavito di una donna che conosce nel 1515 a Venezia, proprio quando ritornò da Venezia, infatti fu avviato gli affreschi all'interno della loggia di Galatea, e Agostino Luigi, diciamo, portò due figure a Roma da Venezia, Sebastiano del Piombo, appunto, il latrasista e decoratore della loggia di Galatea, uno degli affreschisti, e poi Francesca Ordeasi, che sposerà il 28 agosto del 1519. E qui, questa è una loggia ultimata nel 1518, prima del matrimonio, e si afferma in maniera anche alquanto arrogante la capacità di Agostino Luigi di andare contro la sua famiglia, una famiglia che voleva che Agostino si maritasse con una donna nobile, che potesse conferire a Luigi lo status di esponente di una casata. E invece Agostino, dopo aver senza dubbio tentennato e tentato anche conferendo una dote di 10.000 ducati d'oro, l'acquisto di Erno di un grattacielo di 14 piani, per intenderci, allo stesso Francesco Gonzaga, nonostante tale tecnica, ecco, il Margherita Gonzaga non fu ceduta ad Agostino. E allora lui volle quasi testimoniare il trionfo del sentimento e anche il trionfo di se stesso, in realtà, considerando che le donne, soprattutto nel contesto universitario del Cinquecento, erano più legate all'idea, ecco, di simbolo anche ostentativo dello stesso mondo, dello stesso mondo. Interessante da un punto di vista un po' non si può non fare ciò, perché tratta anche della storia del restauro, che deve dire che la manutenzione è stata fatta. Vabbè, senza dubbio, se noi osserviamo sulla parete perimetrale, ci sono una serie di nicchie firmate da Carlo Malaccia nel XVII secolo. Carlo Malaccia, che nel 1693 fu uno dei primi restauratori della villa. Ma qui, in questo piccolo frammento di questa vela, abbiamo i putti che presentano gli attributi delle divinità furono signoreggiate, soggiogate dall'amore. Dunque qui osserviamo una tinta di blu scuro, una tonalità che viene chiamata, secondo appunto ricerche di Sgamellotti, docente e Vincero, la tinta chiamata, dicevo, blu egizio, in quanto la loggia era caratterizzata tutta da questa tinta particolarmente scura e intensa, quasi un blu cobalto, che permetteva un certo contrasto cromatico fra gli ori, il color ocra, i soggetti e appunto il fondo. Poi, quando la villa divenne sede di Margherita d'Italia nel 1927, sotto il governo di Mussolini, e quando nel 28 e 29 furono avviate delle attività di restauro, si credette che la loggia Temorizzi, che fosse in realtà lo strato appunto del celeste, fosse in realtà stato in qualche modo celato da tutta una serie di restauri e di strati di e dunque unicamente fu ascoltato quel giudizio che era scritta oggi. Ora, brevemente, questo ambiente, Lode gioia. Mercenarie che occuparono la Farnesina, la depredarono l'immensa collezione di Agostino Chigi, anche se molto rimase fino ai nostri giorni la collezione sparsa per diversi settori dei musei del mondo. Poi ci sarà proprio una mostra dedicata alla collezione a partire da marzo qui in Farnesina. E qui dunque abbiamo le scritte che deturparono gli effetti prospettici e paesaggistici illusionistici del Peruzzi, e veniva di fatto imprecato il pontefice, parlava, anche interessante per questo, si trattava di fatto di una posizione contraria alla cultura cattolica, il tutto detto chiaramente da milizie protestanti. Fucina di unità.
città, è un soggetto principalmente decorativo, ultimato però dal Regno Sacro, la cucina di Vulcano che è posta in corrispondenza dell'imponente Caruso, e attorno al Vulcano qua invece un Vulcano espressivo, un Vulcano anche reso in maniera più oscura, più torbida rispetto ai diversi soggetti raffaelleschi, anzi principalmente alla Galatea. La Galatea, come ho detto, è il simbolo, l'exploit principale del sentimento amoroso e anche di quell'idea dell'armoniosa convivenza fra gli uomini che emerge nel Cinquecento. Qui è già un Raffaello più maturo. Poi vi è un fregio che non posso raccontarvi, un fregio che narra però dell'esaltazione di Venere e di Apollo, perché questo fu l'ambiente nel quale furono celebrate le nozze fra Agostino Chigi e Francesca Ordeaschi nel 1519, il 28 agosto, con la presenza di Leone X de' Medici. Dunque qui vi è un pantheon di divinità interessante, il confronto fra le divinità pagane che sembrano quasi tutelare l'unione matrimoniale cristiana fra Agostino Chigi e Francesco Ordeaschi, ma di fatto questa villa è una ripresa del classico, ma è una ripresa del classico sotto l'auspicio del cristianesimo e della tutela di Dio. Vi ringrazio. Grazie. Thank you.